Adesso raggiungiamo insieme al nostro Marco Maggioni l'entroterra riminese per visitare un borgo dove vivono delle persone davvero particolari. Una ceramista russa innamorata del Rinascimento, un artigiano che restaura carrozze d'epoca. Montefiore è la capitale medievale della Vallata del Conca nell'entroterra riminese. Qui siamo a Montefiore Conca, località Montemaggiore, è praticamente un colle del comune di Montefiore. E questo colle era destinato ad essere, insomma, cava di pietrisco. È stato recuperato con questo museo di scultura all'aperto che si chiama MISAM, ce l'abbiamo denominato così. Con il tempo dovrebbe diventare un parco dove vengono collocati questi monumenti di alta, insomma, di grossa dimensione, e praticamente questo parco dovrebbe anche diventare un luogo di cultura, insomma, passeggiate, di incontri, un po' per vivere una vita diversa in un comune d'entroterra come Montefiore. Qui si respira un'aria particolare. Grazie anche alla vista dei monti dell'Appennino e della costa romagnola, tutto contribuisce a creare un equilibrio speciale tra storia e natura, tra arte e artigianato. Ho fatto scuola d'arte in Russia e dopo ho fatto stage a Orbania da professore Salvoni. Orbania è un antico centro di protezione della maiolica, si chiama Antica Castel Dorante, e ci sono diversi ceramisti anche là che mantengono la tradizione. Oddio, io dipingo e modello da quando sono piccolissima, perché il mio babbo è una persona molto creativa, faceva le sculture e dipingeva, allora mi ha portato lui per musei, dipingo da sempre poi. La maiolica, diciamo, ha prevalso su tutte le altre forme artistiche, perché è troppo bello aspettare. Con 20 anni che ti avvicini al forno, l'apri, prima di aprire, quasi tachicardia dell'agitazione. E sempre aspetti cosa esce fuori. Perché anche qua, essendo colori particolari, è difficile anche immaginare l'effetto finale, l'effetto cromatico. E poi alcuni pezzi magari non si salvano, si spaccano, colano, quindi pezzi dove magari ci metti un giorno, due, tirarlo fuori magari spaccato a metà ci fa piangere. Però siamo a Montefiore e riproponiamo decori rinascimentali rivisitati e riproposti magari soggetti diversi anche sulle forme moderne. Procedimento di maiolica, ogni pezzo subisce la doppia cottura, viene smaltato, decorato e alla fine va spruzzata la cristallina, che è una sostanza vetrosa che dà la brillantezza. Bella è questa, secondo me, come base, sì, per partire, un bel millesimo, oppure un rosé dietro la come base, millesimo e fallè finale. E fallè per chiudere fra uno scroscio di applausi, di standing ovation. E fallè, che cuve, di quale annate quest'anno siamo adesso? Taglio 2001-2002. 2001-2002, ottime, sì, annate importanti, sì. Importanti, e insomma, ci sono un filo di freschezza in più, perché ovviamente
è appena sboccato. E il rosé di che zona me lo consigli? Io ti lo consiglierei quasi quello di Morel, se ti piace un rosé di Rissé. La geometrica semplicità della rocca si staglia fin da lontano a ribadire il più potente simbolo del potere della signoria dei Malatesta. Non solo una fortezza imprendibile, baluardo contro il confinante ducato di Urbino, ma anche un'elegante residenza, degna di ospitare principi e papi. Questo è il modello che il professor Sguanzi, lo scultore di Pesaro, ci ha donato per realizzare in scala monumentale da mettere in questo museo. Ed è in bronzo, praticamente verrà realizzata con una pietra che viene dalla Cina ed è alto 4 metri. Noi facciamo un concorso per giovani artisti, è chiamata la Giovane Scultura. Questi artisti vengono da tutte le parti del mondo, mandano un bozzetto, noi con una giuria selezioniamo questi bozzetti e facciamo sì che questi giovani vengano ospitati dall'Associazione Monte Maggiore Arte perché possano lavorare in questo luogo e ingrandire la scultura in scala monumentale. È quello di restaurare queste cose qua, che sono calessi, carrozze, un po' in genere, diciamo, su quello che sono rotabili. Il mercato non è che sia poi grande, però essendo, diciamo, io in Italia e qualcun altro, essendo in pochi, praticamente il lavoro si rimedia sia per me che per altri. Il motivo, insomma, è quello che siamo in pochi in Italia a fare questo lavoro, almeno a quanto ne conosca io. Il posto dove si nasce, si cresce e ci si vive bene fino, diciamo, a tarda età. Ognuno ha a cuore i propri posti, no? Dove si nasce, insomma, dove si cresce, dove... E ogni posto, diciamo, è bello, no? La nostra presenza qui a Montefiore è stata all'inizio accolta con molto stupore per il fatto che dei ragazzi venissero dalla Riviera a invertire una tendenza in qualche modo. Per tanti anni qui la gente è partita, ha lasciato il proprio luogo di origine e si è trasferita sulla Riviera, che chiamava forza lavoro, e imprenditoria e uno sviluppo turistico. Dalla fine degli anni 90 c'è stata un po' l'inversione di tendenza e effettivamente siamo stati fra i primi in qualche modo a invertire la rotta e dalla Riviera tornare a recuperare le nostre origini, a recuperare le nostre tradizioni e anche a valorizzare il nostro territorio, che sino adesso è stato forse molto schiacciato dalla forza turistica della Riviera, quando invece abbiamo un entroterra fantastico che ad oggi è ancora completamente da scoprire e da far conoscere. Questa è un'azienda del territorio, questa è Belfiore Enoteca. Noi stiamo facendo questo lavoro di valorizzazione dei prodotti nel territorio da 13 anni, dal 97, da quando abbiamo aperto questo locale. Aperto per la pura passione del vino. Io vengo da Riccione, ho cercato il luogo giusto, ideale, da dedicare al vino e quindi dove potesse conservarsi al meglio il vino. E abbiamo cercato, e quando abbiamo trovato questo spazio è partita la nostra avventura.
ingrandendo un bozzetto che verrà fuso in bronzo dedicato alla sposa del marinaio e andrà collocato sul porto di Rimini. Quest'opera è stata commissionata dai lavoratori marinai del mare, cioè pescatori del mare. Qui abbiamo il bozzetto sulla mia destra di come verrà l'opera finita ed è alta 2,80 m quest'opera, collocata sugli scogli del porto. Allora facciamo un brindisi? Alla nostra. Alla nostra. E tra poco un approfondimento.